Dunque, abbiamo sentito moltissime relazioni e anche adesso delle due conclusioni abbiamo già colto molti punti importantissimi e difficilissimi sintetizzare e mi trovo nella situazione in cui ci sono tante cose che non posso dire, non posso nemmeno parlare delle identità etniche, che a me è un gran peccato, anche se Andrea Giardina e poi anche Mario Mazza hanno fatto delle osservazioni validissime a proposito. Dunque, questo rapporto tra identità debole, insomma, italica, regionale e la diffusione delle identità etniche dei barbari è una cosa che senz'altro viene studiata. Vorrei offrirvi alcune osservazioni su questo problema stesso di come sintetizzare una cosa complessa, un fenomeno complesso, come esemplificato molto bene dalle relazioni di questo convegno, che hanno dimostrato un panorama molto vasto, una ricchezza di dati e di trovate. Come si fa di arrivare a una narrazione coerente, una visione sintetica di tutto ciò? La storiografia, come sappiamo, richiede una riduzione della complessità, perché altrimenti non potremmo raccontare la storia, né spiegare le grandi linee degli sviluppi storici. E la trasformazione del mondo romano è un esempio bellissimo a proposito, particolarmente indicativo. È sempre stato un tipo di caleidoscopio: quando si cambia solo un po' il punto di vista, emerge una visione totalmente diversa. Una volta l'ho anche fatto il paragone di un test di Rorschach, in cui tutti distinguono poi un po' delle fisionomie totalmente diverse. Abbiamo da un lato, nella storiografia degli ultimi decenni, raggiunto una complessità anche nella nostra rappresentazione di questi processi veramente considerevole. Il progetto della Transformation of the Roman World degli anni 90 ha contribuito senz'altro a insomma, stabilire anche un po' questo discorso complesso. E si vede che, non so come tradurre il titolo del libro di Chris in italiano, to frame it, you need at least 1,000 pages. E poi arrivano tutti quelli che dicono: ma manca questo, manca quello, dove è la cultura, tutte queste cose. Dunque, abbiamo raggiunto un livello di complessità tale da sì, che possiamo tutti scrivere pagine e pagine, parlare a lungo. Ma invece, dall'altro lato, mi sembra che il dibattito di oggi è anche caratterizzato da una certa nostalgia di tornare ai modelli semplici. E vi faccio due esempi. Uno è il libro recente, o anche molte cose che ha scritto di Walter Gophardt, che in sostanza mantiene che dimentichiamo i barbari, non esistono, le invasioni sono un po' una invenzione e poi quando arrivano dei barbari viene subito integrato molto bene nel sistema fiscale romano. E poi dall'altro lato sono i libri di sia Peter Heather e specificamente Brian Ward Perkins. Non si può dimenticare che insomma, le due cose vanno anche lette insieme. Dunque, la visione di una forte, di un forte ruolo dei barbari, di un'azione decisiva dell'arrivo degli Unni e poi
il crollo del sistema difensivo romano sotto il peso accumulato di tanti barbari che arrivano da tante parti, da tanti parti. È una polemica molto forte contro una percezione della transizione pacifica che lui insomma, progetta su queste tendenze di ricerca recente che parla piuttosto della transformation of the Roman world. Dunque io in una strana maniera mi sono trovato in tutti e due i casi nel mirino di questi autori. Dunque Goffard mi stilizza, mi costruisce come uno che parte dalla visione di una identità germanica molto forte, che anche questi germani che sono più o meno identici con i germani di oggi e che io assegnerei a questi germani un ruolo chiave nella transformation of the Roman world, mentre Brian stranamente fa l'immagine totalmente opposta di me e dice che io sono l'avvocato principale della visione della transizione pacifica, che è strano perché non l'ho mai detto. Mi ricordo bene che a Disernia 10 anni fa, e c'era anche Brian, io ho detto nella mia relazione, ma non dobbiamo dimenticare che tutte queste trasformazioni delle quali stiamo parlando coinvolgevano una violenza, una sofferenza umana di un grado considerevole e spesso anche terribile. Ci dobbiamo solo chiedere se queste violenze possono spiegare la trasformazione, è quella la questione, e non se questa violenza c'è stata o no. Dunque, abbiamo due immagini contrapposte semplificanti, barbari che non importano da una parte e i barbari colpevoli della fine della civiltà dall'altra parte. Io mi chiedo se anche nella rappresentazione insomma di opinioni diverse si semplifica tanto, se non queste posizioni semplificano ancora di più alla base della complessità del materiale che abbiamo alla disposizione, anche se devo dire che sia Goffard sia Brian Watt Perkins fanno molte osservazioni molto valide e nell'argomentazione sono anche dei libri molto complessi che vale veramente la pena leggerli, solo nella polemica che poi la conclusione poi si riduce questa visione d'insieme. E dunque questo un po' anche su questo convegno l'alternativa molto forte un po' si è sentita. Però, come l'ho visto io, non si trattava di propagare delle immagini in bianco e nero, ma piuttosto di una maniera in cui un discorso abbastanza complesso su certi dati e fatti poi era collocato nella matrice di questi paradigmi semplificanti, inutilmente come mi sembra. È peccato che Gian Pietro Poggiolo non è più qui, ieri pomeriggio abbiamo discusso un po', e io mi sono chiesto perché nella discussione anche ha dato 3 possibili interpretazioni del dato archeologico che ha sulla maniera in cui gli artigiani, i commercianti invadono, a così dire, il centro città. Ha detto che ci sono gli spazi pubblici disponibili per certe ragioni, ci sono i committenti che sono anche loro più o meno in città, e poi c'è l'insicurezza delle campagne che
può spingerli a trovare rifugio qui. Dunque tre ragioni e una visione molto complessa di un processo che si vede nel materiale archeologico, però poi alla fine si arriva alla conclusione barbari colpevoli, e mi chiedo se questo è la spiegazione che vogliamo, o se no è solo una semplificazione di un discorso e di dati in verità più complessi. Dunque tutti questi binomi che appaiono sempre nella discussione, l'ha detto già Giulio Volpe, continuità verso discontinuità, rottura oppure transizione pacifica, carattere germanico o romano di elementi culturali, talvolta offrono una matrice utile per la discussione dei nostri dati, ma spesso penso che anche semplificano troppo. Se per esempio non troviamo i vandali nel materiale archeologico in Africa, che cosa facciamo? Non ci sono i corredi tipo Przeworsk? Bene, cerchiamo nelle ville romane, forse le troviamo lì. Oppure, come spiegare il calo drammatico del tasso di natalità? Si potrebbe anche dire, ma le campagne sono più insicure, dunque quando nelle loro capanne di legno questi contadini procedono all'atto della procreazione, poi bussano alle porte i barbari e non funziona più. Però mi sembra forse anche questa una spiegazione troppo, troppo facile. L'ascesa di nuove forme di insediamenti rurali, dunque ci sono i villaggi nella Gallia settentrionale, ma anche i nuovi vici della Puglia, dunque non so che i barbari sono dietro, c'è un barbaro dietro tutto questo. E dunque penso che molte polemiche che oggi si fanno sono inutili, non si tratta per noi di decidere se una affermazione generale, tipo sono colpevoli i barbari, oppure sono innocenti i barbari. E l'ultima cosa che io vorrei mantenere, sapete che io ho scritto barbaro proprio qui, tutta la mia vita ho fatto la ricerca sui barbari. Dunque, però non si tratta di discutere se queste affermazioni generali sono vere o false, ma si tratta di vedere quante e quali prospettive di ricerca ci offrono queste cose. Oppure se invece tendono anche di bloccare certe linee di ricerca, che secondo me ogni tanto è anche possibile. E, secondo me è anche più interessante esplorare i limiti e le contraddizioni dei vecchi modelli, dei vecchi paradigmi che già dal tempo di Gibbon più o meno stiamo discutendo, e Chris in un attimo ne parlerà di più, non perché dimentichiamo i barbari completamente, non sono da dimenticare, ma perché vogliamo arrivare a un'immagine più differenziata di ciò che sta succedendo. E dunque, qui lascio fuori alcune cose che ho nelle mie note. Sì, barbari un po'. E anche il problema chi è barbaro e come definiamo barbaro. Dunque, sarebbe facile prendere una definizione d'origine. Dunque, barbari sono tutti che sono di origine barbaro, e forse hanno anche spesso, ma non sempre, un nome, insomma, germanico, alanico.
qualsiasi cosa. Dunque, secondo questa definizione, Arbogast, Stilicone, Gundobado, Teodorico, boh, forse anche Zenone, non sappiamo, sarebbero senz'altro barbari. Però, quando vogliamo i colpevoli di una trasformazione culturale, dobbiamo trovare una definizione culturale di barbari, del barbaro, e dunque secondo questa definizione culturale, Stilicone, Arbogast e tutti questi, non, secondo me, sarebbero da considerarsi davvero barbari. L'etichetta di barbaro, non dimentichiamolo, nel contesto del V secolo è anche un oggetto frequente di polemica, dunque è anche la cosa che si dice contro Stilicone, no? Che lui, essendo barbaro, ha chiamato sempre i barbari favorizzati. È una cosa che si può dire nella stessa maniera anche di Ruffino, no? Dunque il discorso sui barbari è anche una cosa della quale dobbiamo restare cauti. E poi seconda questione, quanto esterni sono questi barbari al mondo romano? Dunque c'è il modello della contrapposizione romani-barbari, un modello, come sappiamo, cognitivo e ideologico romano contemporaneo e come tale anche parte del nostro tema, delle nostre ricerche, ma non dobbiamo dimenticare che nello stesso tempo i barbari fanno anche parte del mondo romano, anche dall'inizio, anche quelli barbari che erano fuori, perché la società antica ha sempre avuto un grande bisogno di forza di lavoro, di guerrieri, dunque schiavi, contadini, guerrieri, tutto ciò che è un, come dicono i sociologi della migrazione, erano dei pull factors, dunque motivi di un meccanismo di attrazione dal centro del mondo mediterraneo verso il mondo barbarico. E in questo senso i barbari fanno anche parte del mondo romano e poi quando seguono questa forza dell'attrazione e entrano nel mondo romano, hanno qui anche una funzione importantissima. E se ricordiamo un attimo le schede, gli elenchi che ha presentato Michel Vaness, quanti barbari arrivano davvero sul territorio romano come invasori e quanti perché chiamati, perché reclutati da dai signori della guerra romani. Dunque l'esercito romano si barbarizza non perché i barbari si impongono, ma perché sono disponibili. E mi sembra che questa disponibilità dei barbari, dei guerrieri barbari, a partire del tardo IV secolo sarebbe anche un fattore di disgregazione, di instabilità, di conflittualità nel mondo romano stesso, perché tutto di un colpo c'è sul mercato, diciamo, tutta questa forza di lavoro militare a buon prezzo e tutti i senatori, gli alti ufficiali romani, i condottieri, si fanno la guardia di corpo, i piccoli eserciti di bucellari. E dunque questo mi sembra crea un clima di concorrenza molto più forte nel mondo politico dell'Occidente romano. Anche qui una distinzione si può fare all'Oriente, dove in molte regioni, Egitto, Siria, eccetera, tanti barbari non sono a disposizione quanto sono dall'Aquileia, si passa in Pannonia, poi ci sono migliaia di unni, eccetera, sempre pronti ad essere reclutati. E dunque se si legge la storia del V secolo, c'è una conflittualità all'apice del sistema politico imperiale
che è altissima, no? Ci sono tutti gli usurpatori contro Onorio, Costantino III, Jovino, Attalo, così via. E poi contro Costantino III, il suo generale fedele Geronzio si ribelle e così via. Sempre questi conflitti interni che coinvolgono sempre anche le forze armate barbare. Dunque, per me anche una questione molto importante è perché e come questa disgregazione all'interno del sistema politico romano. Non solo, ma anche perché questi barbari sono disponibili. Tralascio qui tutte le cose che ho scritto sulla disgregazione su alti livelli della società, perché spero che Chris ne parlerà ancora un po'. Arrivo a una conclusione che tenta di stabilire alcuni punti che penso che siano di consenso, almeno tra di noi, in questo convegno. Dunque, c'è un cambio fondamentale della società dell'impero occidentale, in molti rispetti anche degrado, declino, calo demografico e di produzione, mancanza di tecnologia, degrado del sistema fiscale, tutto questo. E parallelamente c'è uno sgretolamento graduale del sistema politico militare dell'impero dell'Occidente. Terzo, un ruolo sempre più forte di militari di origine barbarica all'interno dell'impero, come nemici, come federati, come generali romani in tutte le funzioni possibili. E quarto, c'è una lenta trasformazione culturale, cambio di valori, Paolo De Loghe l'ha detto nell'introduzione, e soprattutto l'affermazione sia istituzionale sia ideologico del cristianesimo che guadagna, a così dire, l'egemonia culturale. Dunque, e poi tra questi quattro processi c'è una stretta interdipendenza. Il dissenso forse c'è sull'importanza relativa e la rispettiva causalità di tutti questi fattori. E dunque, i sei modelli di spiegazione per la caduta dell'impero romano che ha dato Demand. È comunque chiaro che la trasformazione, oppure le trasformazioni del mondo romano, si svolgono in forma e con ritmi diversi, è già stato detto, nelle diverse regioni dell'impero, soprattutto tra Occidente e Oriente. Occorrono dunque gli studi comparati e anche approfonditi regionali in molti campi, e penso che questo convegno sia stato un passo importante in questa direzione. Vi ringrazio.